bellissima iniziativa qui oggi a Marina di Camerota con le amiche dell'associazione del gruppo Minerva, un appuntamento dedicato oggi alla donna, ma quello che è stato interessante e che ho molto apprezzato da questo incontro è che in realtà abbiamo raccontato tutte le nostre esperienze personali, non nell'ottica di osannare la donna in quanto tale e quindi per una sorta di femminismo decantato, ma soprattutto per far rilevare quelle che sono le capacità di una donna e le difficoltà che una donna deve superare per affermarsi nei campi più disparati, dalla gastronomia, dall'imprenditoria giovanile alla politica. Oggi veramente è stato un momento di riflessione e mi complimento con coloro che hanno organizzato questa bella iniziativa. Ma mi chiamo anche Maria Rizzoni, mi hanno messo un altro cognome, però non mi dispiace perché sì. Che devo dire? Parlare della donna, parlo di me, parlo di tutto. Secondo me, faccio una premessa sulla donna, io la vedo molto molto forte rispetto, diciamo, all'altro sesso. Non voglio togliere niente perché la maggior parte siete in questo momento più maschietti che femmine, no? Io tante volte penso che forse sono tutte e due, perché anche portando avanti il mio lavoro, perché ci vuole molta forza, energia, che è un lavoro nel ristorante, io ho un ristorante, non mi sono presentato come ha detto Ghiottone, però l'ho presentato che uno lo conosce proprio così. E lavorare, devo dire, anche 16 ore al giorno, tutti i giorni, io dal 78 che faccio questo. E se non ci fosse stata questa energia dentro, penso che è una cosa secondo me che non si può fare. Però insieme a queste cose, insieme all'energia, c'è l'amore, c'è la passione per quello che si fa, perché se no non si può fare. È massacrante. Nel percorso del mio lavoro, io ho aperto il 1978, avevo... non sono stata fortunata come lei, perché i miei genitori facevano altro. Lei dice, sono contadina, ma la terra aveva, è partita da qualcosa. Io, devo dire, me lo sono inventato il mio lavoro. Non mi dispiace dirlo, ma lo dico. E comunque avevo 25 anni, adesso ne ho 65, quindi sono 40 anni pieni, anche se il 78 ho aperto il mio ristorante, però ho fatto l'esperienza di 2 anni precedenti in un altro posto. E penso che ai tempi di oggi aprire un'attività con una bimba di 1 anno e mezzo e un altro di 6 mesi, 24 anni, io penso che è difficile trovare una testa, e io dico che non c'era ancora la responsabilità, forse ero incosciente. Però pur avendo veramente navigato contro vento, siamo al mare, pensate che per 40 anni io ho remato sempre contro vento, perché il nostro territorio, per quello che io ho avuto sempre in mente di fare, me l'ha permesso poco. Però non ho mollato e non mollerò, perché bisogna avere un obiettivo. Io ho avuto l'obiettivo di fare ristorazione. E qualcuno può pensare che differenza c'è. Perché nel nostro territorio ancora c'è gente che fa da mangiare, che sono 2 cose distinte e separate. Fare ristorazione è faticoso, molto faticoso, però a me non è pesato, perché io l'ho fatto con la passione, con l'amore, non lo so, dentro di me c'era qualcosa che c'è ancora, perché io dico, se non c'è dentro una persona quello che in effetti poi viene fuori, nessuno ti può mettere niente dentro e nessuno te lo può togliere. Quindi è un qualcosa, come dico, di speciale. Non posso dire che è un dono che viene dall'alto, ma
qualcosa c'è. E quello che ho fatto, devo essere sincera, sono orgogliosa e sono soddisfatta, mi ha dato tanto, mi ha fatto conoscere, posso dire, sono diventata quasi psicologa. Cioè, se entra un cliente, io lo dico, dico quello è il mio cliente, quello non è il mio cliente, da come entra, perché l'esperienza vale poi a lungo andare. Mi ha fatto conoscere il mondo, di come la conosce, di come l'hanno sposito anche i nostri prodotti. È quello che vendo sempre dalla mattina alla sera. L'unica cosa che per esempio sono delusa, che è da poco tempo che il nostro territorio comincia a farsi conoscere. Penso che siamo stati un po' abbandonati da tutti. Penso che se c'è movimento, perché c'è una buona cucina, se c'è il flusso di gente, perché devo essere sincera, non, nel nostro cilento non si mangia male, si mangia bene. Si mangia genuino, si mangiano prodotti sani. E chi riesce a fare qualcosa, diciamo, con la particolarità, con un po' di tecnica diversa, si riesce a fare, diciamo, belle cose. Quindi a noi, diciamo, noi sono forse uscita un po' fuori tema, come sto parlando forse solo del lavoro, ma la maggior parte, a me dispiace dire, perché tanti colleghi, diciamo, che gestiscono le attività e sono uomini, anzi adesso incominciano a farci sentire anche importanti, perché 20 anni fa tutti pensavano che fare il cuoco era una cosa solo maschile. Io pure me ne sono resa conto perché era maschile, perché io vedo la cucina, per me è donna. Cioè, una donna, qualsiasi, anche la casalinga, se non sa cucinare, secondo me è una donna fallita. La cucina è una donna. Come il corretto. Il problema è, io pure tengo due figlie femmine. No, il problema è un altro. Io pure ho due figlie femmine, no? Sono nate nel ristorante, l'ho detto, 1 anno e mezzo e 6 mesi. Sì. Quindi non è che non lo sanno fare, però purtroppo per il lavoro che si fa per una mansione diversa, chiaramente non c'è il tempo. Prima le donne non lavoravano, cioè non erano in carriera, non stavano a casa. E quindi la cucina era per questo, ecco, la dote che si portava come dote, come le lenzuola, come tutte le cose. E quindi, diciamo, i cuochi, gli amici, i colleghi ci vedevano sempre, e questo lo puoi dire, quando all'inizio siamo uscite fuori, forse 20 anni fa, quando le donne del vino che hanno incominciato a metterci un po' in mostra, che eravamo solo donne. Però sempre però vi posso dire che quando entrano nel ristorante il cliente, diciamo, attento, lo nota e dice: qui c'è una mano femminile. Anche quindi sia nell'arredo, sia nei piatti, sia in tutto. No. Non perché adesso la voglio, così c'è la donna, la voglio valorizzare chissà che cosa, però penso che ha una marcia in più. Non vi offendete, si deve aggiustare il lavandino, poi la donna non va bene. Chiaramente, perciò ci ha fatto che dobbiamo stare insieme, uomo e donna, cioè quindi è tutto perfetto, però
tante cose, per esempio, non lo so, io posso parlare della mia situazione, non posso parlare di altro. Io in tutte le cose, sono donna, risolvo sempre i problemi. E mio marito, insomma, me li pensa. Mamma mia, non dico che è un dramma, io lavoro, devi sostenere a posto la casa, devi lavare, devi stirare, devi sistemare, i figli dove vanno, quando non c'è mamma. È così. Quindi ci dividiamo, cioè ci riusciamo a fare tutto. Quindi questo io l'ambiro. Io tengo un quadro che mi è piaciuto, l'ho preso da un giornale. La chiamo la regina della casa. Una donna che cucina, tiene il bimbo nella tasca, il biberon da un'altra parte. In effetti io mi sono vista così. Cioè, perché ho preso quella foto, che era una così sul giornale, me la sono fatta ingrandire. Perché in effetti... Scommetto che il marito non c'era nel quadro. No, solo scattava la foto. Ma veramente ti fa capire che la donna è tutto, c'è tutto appeso, fa tutto, ed è così. È una specie di fugo, diciamo. Ed è così, quindi questo. Però Maria, ma di questo però dov'è? La prossima. La prossima, chiamami. Maria, per iniziare ci vuole, ma poi quando parte... È veramente deliziosa. Continuiamo, siamo in chiusura. Con Maria Federica, la più giovane imprenditoria o quant'altro che ci puoi raccontare. Però lasciaci sempre un consiglio finale. Va bene, mi chiedi tanto, la verità, perché non sono all'altezza. La mia esperienza, probabilmente anche per un fatto di generazione, è molto più simile a quella di Maria di Chiudi, ovviamente. Anzi, io invece devo dire una cosa, prego. No, diciamo che più o meno sono dovuta organizzare, perché il mio gruppo di amiche è Masterchef, quindi a un certo punto ti sbocchi le mani e qui. Però, diciamo, a parte questo, io invece devo cominciare con i ringraziamenti a mio marito, perché se posso fare, perché la verità è che la dinamica familiare... Allora io siccome fondamentalmente di solito mi invitano ai tavoli come rappresentante della rete Mediterranea Experience e quindi come imprenditore, nel momento in cui mi si chiama come donna, ovviamente mi si chiama da moglie, da madre, oltre che da imprenditrice. E c'è stato, in realtà, se posso fare tutto questo è perché mi sono trovata in una fase, diciamo, culturale, seppur cilentana, tale da accettare una condizione del genere, che è comunque una condizione complessa da organizzare. Ora, buona pace dei mariti, delle babysitter e compagnia bella. Ora, io credo fondamentalmente nella divisione dei ruoli, cioè il meccanismo si inceppa quando alla donna si chiede di fare Wonder Woman, si chiede di fare perfettamente la madre, perfettamente la moglie, perfettamente la padrona di casa e perfettamente l'imprenditrice. Io non sono fiera di essere donna, io sono fiera di fare delle cose fatte bene quando mi riesco, tante altre volte non mi riesco, e pazienza, ma voglio dire, campo serena. L'unico consiglio che posso dare è di trovare un equilibrio. Io sono sicura che ci saranno delle mattine in cui ci alziamo e dobbiamo utilizzare il latte a lunga conservazione perché il latte fresco me lo sono scordato, ma mi sono organizzata e tengo qualche bottiglia di latte fresco, di latte a lunga conservazione. Ma voglio dire, i miei figli, vi assicuro, sono in salute. Io ho avuto figli giovanissimi, nonostante non mi sarei mai sposata, non avrei mai fatto figli. Io sono sposata nel 2010, ho avuto la prima figlia nel 2012, ho fatto esattamente il contrario di quello che dicevo di dover fare. E non è semplice, il problema è proprio questo, il problema è che io a un certo punto, avendo vissuto in una famiglia che mi ha insegnato che sostanzialmente c'era una divisione dei ruoli, c'era una madre che lavorava, un padre che lavorava e dei figli che più o meno erano di supereducazione accettabile, sostanzialmente io avevo ipotizzato che fosse vero anche oggi. In realtà a un certo punto mi sono trovata di fronte, faccio parte di un'associazione cui presidente è rintuzzato su una serie di argomenti, perché io ammetto di non essere un carattere semplicissimo,
e mi risponde in buona sostanza: tu dovresti, faresti bene a tornare al tuo ruolo, che è quello di girare il sugo nella pentola. Lì ho realizzato la gravità della scelta di tornarmene qui, perché visto che io avevo vissuto una condizione, diciamo, cilentana, differente probabilmente da molti altri compagni, dove c'era una famiglia di genitori che lavorava, ero tornata, sempre perché così torni qui, perché ci torni un po' che non sei molto consapevole delle decisioni, anche diciamo che poi è andata pure bene, perché poi fondamentalmente questo posto ti consente, o ci vuole anche di vivere logisticamente in maniera serena con una famiglia. Ci sono tornata e mi sono trovata di fronte a questa cosa, e lì ho vissuto la difficoltà di essere donna in questo posto, per di più di avere tutti i mix di mercati originali possibili e immaginabili, perché ero donna, ero imprenditore ed ero pure giovane, ovvero ero bettina, nel senso era troppo tutto insieme. E oggi, diciamo, abbiamo fatto un passo in più rispetto a quella condizione. In realtà il fatto di gestire una struttura avendo a che fare con uomini anche, ma anche con donne che avevano il doppio dei miei anni, comunque è stata la cosa più difficile per cominciare, però con la testa dura penso che si riescano a ottenere sempre dei buoni risultati. Oggi mi trovo invece in una condizione probabilmente felice, perché Mediterranean Experience, che è la rete di impresa che rappresento, è effettivamente un luogo di confronto dove le idee si scambiano a prescindere dal pulpito che le produce, dove ciascuno di noi mette sul tavolo una progettualità e nessuno si pone il problema da imprenditori, se viene da una donna, se viene da un uomo, se viene da uno più giovane, oppure da un imprenditore, da un veterano del settore. E questa è una cosa fondamentale, perché fondamentalmente è l'unico modo per poter pervenire a delle progettualità valide, perché un imprenditore che fa l'imprenditore, ma è vero in qualsiasi tipo di professionalità, un professionista, mettiamola così, così la rendiamo più generale, un professionista è uno che valuta un'idea a prescindere per il suo valore, perché sennò perde un'opportunità, ed è sostanzialmente quello che noi per anni non siamo stati in grado di fare qui. Poi dicevo anche oggi con Giovanna, in realtà sul fatto che la prima reticenza venga dai tuoi conterranei, probabilmente in un territorio dove effettivamente ci sono molti passi da compiere a livello culturale, quella reticenza, che a tratti potremmo chiamare invidia, potremmo chiamare fastidio, potremmo chiamare in tanti modi, in realtà è la più grande considerazione che il territorio ti può lasciare. Perché una persona culturalmente valida, parlo in questo caso di cultura imprenditoriale, che pensa che tu stai facendo bene, è una persona che l'indomani si rimbocca le maniche e fa. Ma una persona che non ha gli strumenti per poterlo fare è una persona che può soltanto dire di te per acchella, perché non può dire altro, non può neanche emularti in una maniera positiva, perché non ci riesce. Per cui l'unico modo che ha di dimostrarti attenzione è distruggerti. Per cui l'unica cosa che posso dire è: trovatevi un equilibrio, lavorateci sopra e campate sereni pure nel Cilento, perché si campa veramente benissimo. Non si mangerà bene a casa mia, a casa Maria Vincenza, però si mangia benissimo altrove. Grazie. Maria La Gloria mi ha chiamato e mi ha dato anche l'ingrato compito, come dire, di scusarsi perché avevo questa racenne, ma di ringraziarvi e soprattutto di sottolineare l'impegno che lei fa con questa associazione di volontari, quindi anche qui passione, determinazione, amore per il territorio, attraverso questa associazione sulla dieta mediterranea, quindi porta il nome del territorio attraverso lo strumento della dieta mediterranea che appartiene a tutti, quindi superiamo i campanili, superiamo le divisioni attraverso, quindi anche grazie a Maria La Gloria. È quello che diceva da ultimo, spesso mi sono ricordata Federica che ha fatto, che ha lanciato l'assist, c'è questa, diciamo, contrapposizione per chi si deve prendere il merito della nascita del dieta mediterranea. Ah, posso aggiungere una cosa? Sì, ma adesso siamo abbastanza liberi. Sempre a proposito di assist, il consiglio, visto che ho detto che sono una giovane imprenditrice, una giovane madre, una giovane moglie, ho ringraziato mio marito e mi sono apparata. Però ho detto che l'esperienza invece, no, una cosa sulle giovani madre la voglio dire.
Io ho due figli, un maschio e una femmina. Mi sono resa conto, la figlia, il maschio ve lo farò sapere tra un po', ma che per ora è piccolo, ma diciamo sulla femmina funziona, ha funzionato per ora. Il fatto di lavorare e il fatto di non esserci ed il fatto che quando ci sono io davvero ho voglia di stare con i bambini e di starci in una maniera costruttiva, vedo che con Giovanna, ah, visto che i nomi sono sempre quelli, vedo che con mia figlia Giovanna effettivamente ha sortito dei buoni effetti. Lei ha rispetto per il mio lavoro, lei ha rispetto per i miei impegni. Lei quando deve organizzare qualcosa mi dice: mamma, che impegni hai tu per domani? Mamma, che cosa fai? Il personaggio è personaggio. Mamma, che impegni hai perché io vorrei fare questa cosa? E probabilmente il fatto di insegnare a una figlia femmina che una sana ambizione anche personale e parallelamente insegnare a un figlio maschio, probabilmente da madre qualcosa la sto facendo del territorio, perché magari quel mio figlio maschio un domani accetterà che la moglie farà, no è così, accetterà che la moglie, e non si sentirà abbandonato perché la moglie se ne sta andando a fare un'iniezione culturale, sì, no? Sì. Per cui no, anzi, non abbassare la guardia, mai. C'è qualche domanda? Il comune a Napoli. E lì c'è il don maggiordomo. Quello che io sottolineo sempre è che i giovani scappano troppo via e questo territorio, quindi ben venga di voi, mi fa piacere che voi vi siete formati fuori questi punti qua, perché nel momento in cui tutti i giovani vanno via nel questo territorio, finiti gli anziani, resta la Rocigno vecchia in Cilento. Quindi è inutile che abbiamo recuperato tradizioni, storie, eccellenze, tutto quello che c'è, se poi non c'è chi continuerà. Quindi io penso che il messaggio più forte è aiutare i giovani che possano tornare. Questa è la cosa più importante, perché sennò Dio. Però devi uscire. Certo, io ho una figlia che lavora a Londra e oramai là sta, quindi figurati. Che dispiace, non torna. Non tornano poi. No, invece la formazione, se hanno il territorio che gli dà la possibilità di poter fare ciò che vogliono fare, tornano, e che qua non trovano poi, e che vivono alla Londra. Quindi è un peccato poi, no? Perché queste volte si perdono le menti, quindi loro è stata una fortuna che sono tornati nel territorio. Moglie incastrata dalla parte, l'ha trovato, però sono tornate. Invece tanti altri, poi una volta che stai fuori, soprattutto all'estero. E sono tornate impreparate perché non sanno cucinare. Ma noi io erano dei stessa causa. Quella è una tara. No, ma allora io e Maria abbiamo deciso. E se no i corsi di cucina che facilità. Ma io vi propongo un'altra soluzione. È strategico il fatto. Io vi propongo un'altra soluzione. Loro due, una va a Marierino, un'altra va a Quindi e siamo a posto. Cioè, abbiamo fatto un tempo e te la facciamo la soluzione. E c'è qualche domanda tra il pubblico? Qualche curiosità? Che io ci terrei invece a sempre ti pongolo quando ti trovo tra i miei amici. Vorrei che Peppe D'Araldo, in virtù della sua esperienza, della sua esperienza, ci raccontasse come vede la donna cilentana, visto che tu hai un po' questa visione dall'alto, sei così pacchiana. Penso che il ruolo nel Cilento altrove della donna sia fondamentale, perché credo pure io che sia centrale. Tra le altre, dimmi cosa avrebbero potuto fare le donne cilentane che invece non hanno fatto, secondo il tuo punto di vista. Non hanno fatto. Ultimi 20 anni, 20-30 anni. È stato ribadito, la nostra ormai da secoli è la missione, una società maschilista, no? Però di fatto, nei fatti, diciamo, a livello familiare e comunitario, la donna invece è centrale, no? Il famoso detto, interpretata nella maniera giusta, che dietro un grande uomo c'è una grande donna, una donna, perché? Perché la donna, non potendo fare le proprie ambizioni proprio, spingeva spesso il marito a farlo, questo è il senso vero, no? Perché il ruolo era quello di spronare, visto che a lei era impedito, no? La donna non studiava neanche, non faceva, non poteva fare niente, cioè, è un fatto recente, quindi io penso che nel Cilento la cultura è essenzialmente matriarcale, per le esperienze che si fanno, per i lavori che si facevano. Avevamo parlato delle liberare mantenevano le famiglie,
insomma, erano veramente l'architrave, e quelle pure non solo lavoravano per loro, poi cucinavano le donne, madre, tutto, insomma, no? Quindi il ruolo è sicuramente questo. Quello che credo che nel Cilento si possa e si debba fare, Maria Giovanna, diciamo, citava i presidi, ma purtroppo non è stato più ristampato. Ai miei tempi facevo fare una domanda dal Ministero dell'Agricoltura, quando c'era Petronella Costanzo, che guardava tutti i prodotti dei parchi, e il Cilento era quello più ricco, no, che andrebbe aggiornato, andrebbe fatto, perché io penso che partendo dal nostro patrimonio, che sia culturale, materiale o immateriale, allora qui è il segreto, perché purtroppo la disoccupazione è derivata da che cosa? Dal fatto che oggi, a differenza delle generazioni precedenti come la mia, no? Erano pochi a studiare, il grosso perpetuava più o meno i lavori, quelli tutto, no? Oggi, facendo studi, e qui è secondo me l'errore da correggere a livello nazionale e locale, no? Studi che spesso non sono collegati al territorio, e quindi l'unico destino è spesso andare fuori, no? Cioè noi abbiamo tanti istituti che formano a che cosa? Tu si può fare qualsiasi cosa, deve andare fuori per forza, no? Poi puoi anche tornare, però ci sono mestieri e professioni che qui non ci sono assolutamente, cioè non possono che portarti fuori e perfino all'estero, al di là dei problemi che abbiamo all'interno comunitario, il clientelismo che ostacola, sai, il nepotismo, tutte queste cose qua, però c'è un dato reale, per cui anche la scuola oggi come oggi dovrebbe puntare molto, diciamo, ecco, i corsi professionali oppure anche gli studi professionali, secondo me quelli sono i più adatti, dove non devono andare, come spesso succede, chi li vogliono studiare. Al nord, io ho insegnato anche al nord, impressionante, ci andavano quelli che volevano lavorare sul posto ed erano strettamente collegati all'industria dell'artigianato, cioè riprendevano già, trovavano già occupazione, e non era il rifugio di chi non voleva fare niente o liquidati come... Allora, se noi riuscissimo a collegare al mare, all'agricoltura, all'enogastronomia, ai beni culturali, le capacità, ecco, professionali di sapere, poi veramente ben venga anche la laurea, tutto, però sulla base, diciamo, forte di quello che il territorio offre e che tu devi conoscere e amare, naturalmente, certo. No? Dai il meglio di te. Certamente per la donna, l'avete detto voi, io, diciamo, personalmente, diciamo, ho sempre cercato di valorizzare anche il ruolo della donna, ma la selezione purtroppo qua è, finora è all'inverso, si sa, no? Nel campo, diciamo, o politico, amministrativo o imprenditoriale, finora è stato prevalentemente maschile, oggi c'è da fare questo salto, però le donne si sanno affermare, per fortuna devono fare il doppio o triplo lavoro, come è stato detto di saputo, perché devono essere madri, padroni, come avete detto voi, e poi in giù fare il proprio mestiere. Io penso che questo sia importante, perché come diceva lei, come lo vedono i figli, lo vede anche la comunità, la figura che oggi si afferma, no? Oggi tu, non solo in famiglia, sanno che tu puoi fare, sai fare questo, i figli crescono, ma sono un esempio che comincia a operare nella mente di tutti, cioè nessuno più in là si sognerà di dire forse la segretaria del sindaco oppure o altro, no? Perché cominciano a vedere il sindaco donno, consigliere regionale oppure tu imprenditrice o presidente di un'associazione, lo cominciano a considerare normale, no? Qua per esempio io faccio sempre i commenti a questo gruppo di ragazze di Camerota, perché sono altro che Vulcano, insomma, producono iniziative e attività notevoli che secondo me danno lustro anche al comune e al territorio, perché comunque non sono limitate solo a Camerota, voglio dire, anche perché il nostro Cilento già di oggi è sempre più. Però ripeto, il segreto è saper essere, fare sistema naturalmente, no? E il fatto che voi, già come cuore, vi ponete cuore, diciamo, ecco, diciamo, non nel senso di chi fa ristorazione seria e dieta mediterranea legata profondamente alla nostra cultura, però che ne fate portavoce a livello, diciamo, di territorio, ma anche all'estero, fino all'estero, è importante, no? Perché? Perché comincia a uscire un'immagine diversa, giustamente tu dicevi,
il Cilento, io ricordo che quando sono fatto il presidente, veramente veniva confuso molto col Cilento, però oggi se vediamo le graduatorie di conoscenza, il Cilento è migliorato molto, certo, è andato molto in avanti, grazie al fatto anche di essere un parco nazionale, patrimonio UNESCO, riserva di biosfera, solo che noi sappiamo utilizzare poco queste li teniamo solo come, ecco, non sappiamo però utilizzare bene questi riconoscimenti per quello che può significare e deve apportare, no? Abbiamo un voto per esempio nelle aree interne, io quando facevo la misura per le attività imprenditoriali artigianali, lui si ricorderà, io feci il dialogo al fatto con la regione di farmi finanziare ultimamente perché avevamo avuto oltre un migliaio di richieste ma non potemmo sì o no soddisfare qualche centinaio. E quando portai la cartina in regione a dire guardate, voi dite che dobbiamo valorizzare il cliente interno, ma se il cliente interno uno va e non trova il bed and breakfast, non trova il ristorante, non trova, come non trova la strada, non trova la strada e così via, no, voglio dire, allora è importante e volevo convincere a fare ulteriore e ulteriori bandi perché l'interno potesse anche avere questa opportunità, ma la sordità assoluta, nonostante a parole eccetera, però la sordità, e quindi noi abbiamo ancora questo divario tra costa che perché c'è un turismo che comunque viene attirato dall'enogastronomia, dalle relazioni, dal mare stesso, però l'interno, ecco, non solo andrebbe più o meno gemellato, no? Ma deve sempre più scoprire anche un motivo autonomo di turismo, ma il turismo non può che essere legato alle proprie risorse, alle proprie peculiarità, cioè noi abbiamo tanto di campanilismi, lo sappiamo, però se sappiamo valorizzarlo positivamente, nel senso che ogni paese ha una caratteristica, un'identità, un suo richiamo che deve arricchire l'offerta, non essere di, come dire, in contrasto con gli altri, ma arricchirla, allora troviamo la strada giusta, insomma, per fare queste cose. Abbiamo un mare con due riserve marine, però sono ancora al palo, purtroppo, no? Lo sa il sindaco e così via, tanto per istituirle, però oggi sono, ecco, vengono istituite solo come vincolo, perché stanno sulla carta, i pescatori che andrebbero valorizzati, coinvolti, eccetera, lo sentono solo che là non si può andare a pescare, questo è quest'anno. Sono vincoli. Fermo restando che la pesca ha bisogno di un discorso, anzi se avrò modo di parlare anche con la consigliera Ricchiuti su questa qui, ecco, faccio una breve lenza perché ne sto occupando. La pesca, diciamo che quello che sta avendo il nostro mare, dove vengono le cosiddette volanti, no? Da Salerno, per ora di Salerno, quindi saccheggiano il mare perché in una sola cala, no? Loro pescano quando un giangiolo, una paranza possono pescare, diciamo, quasi un anno, no? Tonnellate e tonnellate, perché hanno un sistema di pesca che non ha bisogno di scandaglie eccetera, hanno i sonar, no? Per cui mentre il pescatore normale esce solo quando non c'è la luna, loro possono uscire anche con la luna perché vedono con i loro arnesi cosa c'è, no? Oppure col mare, loro escono in tutti i luoghi perché è una vera e propria nave, e questi stanno saccheggiando e depredando il nostro mare. Vai a chiedere i pescatori nostri con quante casse di alici tornano, se tornano con casse di alici, spesso neanche le spese. Allora abbiamo chiesto alla regione, non ha manco risposto, no? E al ministero, perché proteggono queste potenze che sono anche lobby, no? Che si fanno forti poi del numero poi dei pescatori, piccoli pescatori, e tu vai a vedere la comparazione, questi stanno distruggendo tutto. C'è un pesce in particolare, per esempio il pesce in bandiera, no? Che fu saccheggiato da una di queste volanti, non questa attuale, attualmente non, è quasi scomparso, come erano scomparse anche le alici anni fa e così via. Allora noi dobbiamo consentire che questa attività marinara locale, piccola e massimo media pesca, possa essere svolta senza la concorrenza tra virgolette sleale, anche se legalizzata, ma sono contro le norme europee. Se tu vai a vedere le ultime norme della Commissione europea, dicono chiaramente che bisogna avvantaggiare la pesca locale, tradizionale, piccola pesca, perché attorno ad essa vive una comunità, ci sono altre attività integrative, dalle alici al tonno e così via, no? La gastronomia buona, perché se non arriva il pesce e il pescato locale, come è scritto là, pescato locale, che cavolo succede, no? E questo è. Questa è stata una piccola parentesi, quindi se te ne vuoi occupare, perché il delegato
No, non se ne sta fregando proprio. Se vuole possiamo organizzare anche un convegno qui con i conquistatori. Bella sta cosa. Io proprio oggi ho lanciato di nuovo l'idea, visto che non rispondono né il Ministero né la Regione, nonostante il parco sia intervenuto, i comuni costieri siano intervenuti, non tutti ma una parte sì, non rispondono neanche una parola e questo continua a pescare perché si sentono forti e protetti. Capito? Mi mandi queste note che avete mandato alla regione? Sì, posso inviare anche la relazione perché sì. Siamo... Così... Io ti mando tutto, dalla, diciamo una in cui c'è la... la delibera sia del parco sia del mio comune perché è abbastanza complesso, sia alcune relazioni di tipo quello che ha fatto Nico Corsaro, diciamo che dopo verrà a parlare con noi e così via. Quindi ti mando tutto il materiale possibile, però quello che occorre che la regione, che in base a una legge di 2 anni fa che fece Caldoro e che è molto buona, però inattuata, non è stato fatto il regolamento attuativo, per cui è rimasto sulla carta e che consentirebbe di avere gli strumenti adatti, però quello che serve subito, ecco perché, come dire, mentre il medico studia il malato muore, cosa bisogna fare? Bisogna prendere un provvedimento urgente che vieti e limiti subito il mare, che tra aree marine protette e quello che è stato descritto come dovrebbe, devono stare fuori. È contro le norme europee questa pesca cosiddetta massiva, così collaborante. Io ti mando tutto perché è importante. Le tue ragazze. No, se qualche d'un altro voleva intervenire, se Mario voleva dire qualcosa, Cecchino, mamma, Cecchino, qualcuno se volete aiutare. Solo complimentarvi con tutti quanti voi, perché veramente Mariella, divento tutti a Teresa, a Marianna per questa bellissima giornata. Devo dire sinceramente peccato per chi non c'era, perché è stata molto molto interessante e perché dietro questo tavolo ho potuto vedere tante tante professionalità. Mi immaginavo l'arte, la politica, l'imprenditoria, la gastronomia e tante altre cose che Mariella e le sue amiche mettono insieme. Cosa dire? Dire che forse Minerva è donna perché forse il Cilento aveva bisogno delle donne per decollare e negli ultimi 10 anni c'è questo grande risveglio da parte di tutti quanti, si comincia a fare rete e in questa rete le vere protagoniste vedo che sono le donne in tutti gli ambienti, in tutti gli ambiti. Devo dire per la mia esperienza personale e professionale, io faccio l'imprenditore come prima attività ed è la mia unica e devo dire che nelle mie attività lavorano il 60% di donne ed occupano tutti i posti più importanti, dal buyer alla segreteria alla responsabile acquisti all'addetta alla contabilità, all'addetta ai fornitori, alle casse. Quindi tutte le donne occupano un posto importante e rilevante. Quindi da parte mia ho sempre, come si dice, cercato di dare una marcia in più, anche perché ho visto sempre nelle donne molta attenzione, molta professionalità, caparbietà, determinazione. E forse il Cilento era fermo perché le donne sono sempre un po' più attente di noi, più discrete e hanno aspettato anche troppo di farsi spazio. Nel momento in cui si sono fatte spazio, nascono delle grandissime realtà. Ascoltavo prima la signora, che da imprenditrice diventa contadina, anche se non è vero, è ancora più imprenditrice, però lo fa magari rivalutando il nostro territorio. E sentivo come hanno rappresentato bene l'Italia, il Cilento nel mondo attraverso il loro impegno nella gastronomia. Sentivo anche l'impegno che parte dai giovani, quindi dall'inversione di tendenza, l'educazione alimentare, abituarli a fare altre cose e questo poi a scoprire il gusto e il nostro territorio. Cosa dire? Potrei continuare all'infinito a dire bisogna andare avanti così, così nasce la rete, così nasce il Cilento che si metterà a correre, perché prima che un aereo si alza ce ne vuole molto. Io sono ottimista e quindi ritengo che adesso il Cilento è in coda,
Adesso ha trovato la sua quota, tutti quanti noi dobbiamo lavorare in sinergia per esprimere al massimo le potenzialità di questa terra. Parlava prima la signora di tutto quello che viene fatto all'estero per valutare e rivalutare la nostra gastronomia. Forse siamo più bravi adesso a esportare il nostro prodotto, ma dobbiamo prima imporlo in casa nostra. Quindi è qui che dobbiamo far nascere i corner di qualità, è qui che dobbiamo creare le eccellenze, è qui che, come diceva lei, bisogna creare il ricambio generazionale affinché anche le donne in cantina sappiano cucinare. E poi non è vero che non sanno cucinare. Non è importante, perché ci sono altre strade per poter mangiare. Hanno il tempo. Che... Noi facciamo girare le bolognine. Chiudo dicendo che questa è la strada giusta e credo che sia stata presa anche se con un po' di ritardo, e ritengo che il Cilento possa veramente in pochissimo tempo non solo chiudere il gap, ma addirittura, grazie alle peculiarità del nostro territorio e, come diceva prima il professore, ingranare la quarta. Per quanto riguardava il problema che aveva sollevato, mi leggo a quello che diceva, è la verità, perché poi quali sono le contraddizioni? Parliamo di un'area marina protetta e come la proteggiamo? La proteggiamo con questi signori che vengono qui a fare rete a strascico, e poi vediamo che la capitaneria di porto va dietro al povero pescatore che è andato a prendere il tonnetto e gli fa 10.000 euro di multa. Non è sicuramente quel povero pescatore che rompe gli equilibri. Quindi ritengo che questo argomento, anche se forse trattato, andrebbe sviscerato nella sua totalità, andrebbe così costruito una giornata verso questo dedicata a questo tema che è importantissimo. Ritengo che sicuramente noi, come associazione Tutti Insieme, con Mariella e tutti gli altri, c'eravamo già riproposti di organizzare una giornata, e forti del vostro appoggio, senz'altro accorceremo i tempi per farlo. Grazie a tutti. Un secondo, non so se c'è qualche intervento. Zoetto, vuoi dire qualcosa? Dopo volevo ringraziare, un saluto un attimo, prego. Le persone che sono qui vanno non solo ringraziate per la giornata di oggi, perché la giornata di oggi, così come le altre giornate organizzate da Mariella, sono tutte non solo interessanti, ma realmente legate al territorio. In un modo o nell'altro, Mariella la conoscete tutti, racconta anche del suo lavoro, il territorio, attraverso la sua arte. E questi momenti sono importanti per tutta una serie di considerazioni. È vero, finalmente il Cilento sta uscendo fuori. La confusione che c'era una volta, diceva bene il presidente Tarallo, Cilento uguale Salento, finalmente non c'è più, o quasi non c'è più. E lo stesso in cui Salento non può coincidere. Esatto, sì, vabbè, sì, prima mo hanno risolto, iniziato a capitare una definizione, però sono due definizioni. Finalmente si esce fuori utilizzando il brand Cilento. Io voglio ricordare in questa occasione delle esperienze che abbiamo avuto. Prima faceva riferimento a Giovanna Roria, che veramente è un asse portante del Cilento per quanto riguarda l'enogastronomia. Con lei siamo stati nel 2013 a Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, e con Slow Food Camerota Golfo del Cilento e con Slow Food Jefferson siamo stati a rappresentare non solo la gastronomia, ma chiaramente il territorio. In quell'occasione dovevamo preparare un banchetto per 70 persone, abbiamo avuto invece 450 ospiti. Gran Galà sul terrazzo dell'Eccelsior con tutti gli attori, giornalisti, e quindi giusto un attimo di
un giornalista della Rai di Sma come la bufala a Venezia. Questa sarà una bufala. Poi ho visto la chef che stava preparando questo bel buffet, ho detto non è una bufala, giusto come ha battuto, quindi non credevano. La cosa bella di queste esperienze è che la passione era palpabile, si leggeva, si vedeva. Noi abbiamo fatto due viaggi sul pullman all'andata, abbiamo fatto questo banchetto e poi siamo rientrati la stessa sera con il pullman. E all'andata, tra l'altro, abbiamo avuto pure la rottura del pullman. Alle tre di notte abbiamo dovuto aspettare l'altro pullman. E poi ci siamo arrivati, in un'ora abbiamo dovuto allestire tutto. È l'altra esperienza bellissima, la tipicità a Fermo, l'evento gastronomico più importante delle Marche, dove ci siamo presentati come Cilento Tucmaco. Prima si parlava di paesi dell'interno, noi abbiamo realizzato una rete con i comuni dell'interno, con Roffano, Piaggine, Murigerati, Casaletto Spartano e Tortorella, più il comune di Camerota che era l'unico comune costiero, e ci siamo gemellati con un paese delle Marche, Corinaldo, che è un paese albergo, proprio per dimostrare che attraverso l'ospitalità diffusa dei paesi all'interno si può fare ospitalità diffusa ma di qualità. Abbiamo preso questa buona pratica e quando siamo stati a Fermo abbiamo ben rappresentato il Cilento. Il compianto amico. Con il compianto amico, sì, Francesco Sciocchi, sì. Che appunto è stato lui che ci ha introdotto a Venezia ed è stato lui che ci ha introdotto la tipicità. Voglio fare un riferimento a quella che è stata l'attività del professore Tarallo insieme al parco. Io lo ricordavo forse ieri sera proprio a Daniela Tarallo, che dopo inviterei a dire qualche cosa sulla gestione delle aree marine protette, perché se oggi non siamo partiti per la gestione delle aree marine protette è perché in questo parco, che ha 86 comuni, che ha altri 12 comuni di aree contigue, non si riesce a fare l'ordinario, figuriamoci se si può riuscire ad organizzare la governance delle aree marine protette. Avendo lei un'esperienza nel settore, maturata non solo in Italia, il Ministero dell'Ambiente, ma anche in Spagna, e dopo magari un piccolo intervento di farlo per dire questo. Voglio dire che appunto nella esperienza di Tarallo ci furono due belle intuizioni. Io ne ricordo una in particolar modo, dell'altra magari quella del regolamento sull'appalto bravo, sull'appalto ambientale. Stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di territorio, stiamo parlando di gestione del territorio. La bella intuizione del professore Tarallo era legata a un decreto legislativo che riguarda appunto l'agricoltura e che è un decreto legislativo del 2001 che ancora oggi presenta una grande modernità. Quello dell'appalto ambientale previsto da questo, ve lo dico in poche parole, l'articolo 15 di questo decreto legislativo 228 del 2001 che riguarda l'agricoltura, consente ai comuni di poter dare in appalto direttamente per la gestione delle strade rurali, per la gestione di tutto quello che riguarda l'ingegneria naturalistica per il dissesto idrogeologico, per la gestione della sentieristica direttamente ad aziende agricole o a cooperative agricole questo tipo di appalto. Quello che chiedeva il presidente Tarallo era alla Regione Campania di fare una legge di presa d'atto della legge nazionale, cosa che purtroppo in parte ci fu in una finanziaria del 2006 dove fece introdurre con emendamento una cosa simile, però non bastava, Sì. Comunque la legge nazionale è quella di orientamento dell'agricoltura che fu fatta da Pecoraro Scanu, perché io collaborai eccetera, quindi conoscevo bene questi aspetti e cercai di farli
Oggi tutti i nostri appalti per la manutenzione delle strade vanno tutti fuori. Questo sarebbe stato il modo per far lavorare i nostri giovani, non solo per la gestione delle nostre strade rurali, dei nostri boschi, dei nostri usi civici. Cara Maria, tu sai benissimo, perché su questo tema abbiamo parlato molto, sui nostri usi civici. Noi nel Cilento abbiamo tantissimi demani comunali. Noi per esempio abbiamo 1500 ettari di demanio comunale. Questa era la modalità giusta per poter dare in affidamento la gestione dei nostri boschi, delle nostre strade rurali, della nostra sentieristica. Ecco, io credo che oggi sono maturi i tempi per poter portare avanti tutte queste possibilità. C'è una maggiore attenzione anche sulla materia degli usi civici, del demanio comunale. Sull'agricoltura finalmente si riescono a fare cose positive. Voglio ricordare questa sera, perché sicuramente insomma, farà piacere il riconoscimento dell'ultimo residuo sullo food della regione Campania, che è il maracuccio, di sposa. Ecco, ci sono tutte le condizioni. Quello che dobbiamo evitare sono le divisioni. Purtroppo ancora le divisioni ci sono troppo in politica, ci sono troppo nell'economia, nelle attività produttive, nelle associazioni. Noi quello che dobbiamo evitare appunto sono le divisioni. Se riusciamo ad evitare le divisioni e riusciamo a continuare a fare sistema, perché finalmente si inizia a fare sistema e si inizia a fare rete anche esterna, per il Cilento credo che si possa aprire una pagina bella, la pagina che tutti quanti auspichiamo per poter vivere. Quindi mi faccio anche io riferimento a tutti coloro che vogliono vivere e devono cercare di vivere in questo territorio. Lo so, le difficoltà per i giovani sono tantissime. Io ho una figlia che studia all'università e il mio l'augurio che faccio a me stesso è di veder lavorare mia figlia e i nostri figli, i nostri giovani qui nel nostro territorio, perché le potenzialità, ce lo siamo detti tantissime volte, ci sono, ma dobbiamo lavorarci perché da potenzialità diventano realtà. Certo. Grazie. Grazie. Quindi ci abbiamo verso la conclusione. Sì, noi ci lasciamo con dandovi l'appuntamento, adesso organizziamo un po', vediamo qual è la disponibilità della Maria Federica, ti invitiamo anche te all'incontro. Io me ne vado più sollevata e con un po' di meno sensi di colpa, perché anch'io ho una bambina di 5 mesi e mezzo a casa, quindi io dico sempre che lei sa chi è la madre, quindi. Apprezzerai i tuoi sforzi e sacrifici. Io mi rivedo nei vostri racconti, perché siamo coetanei, quindi io ho fatto più o meno lo stesso escurso. E niente, quello che ci accomuna, abbiamo visto, è la passione nel fare le cose, di politica, di associazionismo, che altro. Tutte queste cose mi sono familiari, perché anch'io sto accingendomi alla politica. E infatti non me la vedo come una brutta frase. Poi dipende ognuno dal significato che le dà alla politica. Per me fare tutto questo è solo che fanno la politica, cioè la qualifica, non è la politica in sé, abbiamo detto prima, quindi la finalità. Lo faccio anche, faccio la mamma, la casalinga con una certa facilità, certe volte mi spavento pure io. No, io in mezz'ora cucino, io già non mi spavento, cioè non mi metto come mia nonna dalla mattina a cucinare, cioè non concepisco questa cosa. E quindi penso che il Cilento con le donne non sarà più lento, ecco brava! La lentezza, no, io tutte le cose che faccio ci metto ansia, io non ho perso mai un treno per l'ansia che ho, quindi
forse è anche un bene questo. Ma io non credo che dovremmo modificare né il nostro atteggiamento, né il nostro modo di lavorare. Si può essere professionali seppur con dei tempi differenti, sì. E questo per le donne secondo me è una necessità, cioè comunque se tu fai solo una cosa è ovvio che sei più veloce, probabilmente anche più efficiente, ci mancherebbe altro. Ma se ne fai tanto. Però ci sentiamo gratificati, devono essere umani. Sì, ma umani, cioè nel senso ad un'email se rispondo. No, non lo credo. Io penso che esistano delle donne in gamba e degli uomini in gamba. Penso che siccome la popolazione mondiale per un problema di riproduzione della specie sia a vantaggio delle donne, è probabile che gli amici siano più intelligenti semplicemente perché ci sono quando più donne. Quando qui le donne andavano a raccogliere l'erba, come dicevo prima, facevano le mamme, le imprenditrici. Perché poi andavano a barattare l'erba nelle montagne, portavano il pesce, perché poi i mariti che andavano a pescare, ma i mariti andavano a pescare, perché qua quando il pescatore andava a pescare solo quando era bel tempo, e quindi si mettevano a fare il pescatore più spesso, poi era brutto tempo. Invece le donne quando lavoravano tutto l'anno, perché quando era brutto tempo avevano portato a casa l'erba da mazzare. Vabbè, per la serie, come diceva Margaret Thatcher, quando vuoi che una cosa venga detta, dilla ad un uomo, quando vuoi che una cosa venga fatta, dilla ad una donna. Ne possiamo dire. Il momento che si è creato, perché è diventato così personale, così intimo, che veramente è uscita con un pubblico sì ridotto ma di altissima qualità, e anche i partecipanti si sono dati. Sì, però noi uomini ne uscivo. Grazie a tutti, Minerva è donna comunque.